Buona domenica. Oggi, 28 di maggio, festeggiamo l'ascensione di Gesù al cielo e ci accompagna il capitolo 28 del Vangelo di Matteo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». La celebrazione dell'ascensione di Gesù al cielo dovrebbe apparentemente essere segnata dalla tristezza, non dall'esultanza. Quando una persona amata scompare, lascia nella desolazione. L'esistenza sembra perdere di senso, ma a volte capita che pian piano uno strano sentimento, incomprensibile per la pura ragione, ma chiarissimo per chi ama, si risvegli nel cuore di chi ha perduto qualcuno di caro, ed è la coscienza, la certezza intima e profonda di una nuova presenza della persona assente. Questa esperienza di una vicinanza che va al di là della separazione provocata dalla morte è il messaggio della ascensione di Gesù al cielo. Gesù risorto ha mostrato ai discepoli che era sfuggito alla morte e che aveva vinto la morte. Gesù con l'ascensione mostra che ormai il cielo è aperto e non c'è più separazione tra cielo e terra, tra presenza di Dio nel cielo e sua vicinanza intima e profonda della sua presenza in mezzo a noi. Come Gesù è presente al fianco del Padre, così, mentre ci aspetta in cielo per vivere con Lui una vicinanza del tutto nuova e particolare, continua ad essere presente in mezzo a noi nella forza dello Spirito. Non sappiamo come, non sappiamo in che modo, ma ne siamo certi: Dio è con noi. Il Vangelo di Matteo si era aperto con l'annuncio a Giuseppe, in cui la parola dell'angelo nel sogno era: sarà chiamato Dio con noi. E si compie in questo capitolo 28 con la promessa di Gesù: io sono con voi tutti i giorni. Molto più di quanto Dio era con il suo popolo Israele, legato ai momenti di peccato e di abbandono da parte del popolo. Ora Gesù è con noi sempre, è con noi fino ai confini del mondo ed è con noi anche al di là e nonostante i nostri limiti e il nostro peccato. Se noi ci chiudiamo a Lui, Lui però non si chiude a noi. E i missionari mandati dal Monte della Galilea sperimentano proprio questo, che Gesù è con loro. È con loro nei momenti di gioia, così come nei momenti di sofferenza. È con loro ogni volta che si sforzano di comunicare la sua parola, tutti
tutti i giorni, fino alla fine dei tempi e fino all'estremo confine del mondo. Oggi questa promessa di Gesù si è compiuta. Oggi, ogni volta che si celebra un'Eucaristia in qualsiasi parte del mondo, il Signore si fa presente attraverso la sua parola e attraverso il suo corpo di carne e sangue, concreto e tangibile. La presenza di Gesù attraverso la forza dei sacramenti, attraverso la fede dei credenti, attraverso la persona consacrata del sacerdote, è una presenza forte, chiara, vicina. Il Papa ci invita spesso come Chiesa a godere di questa presenza e a farci strumenti di questa presenza. Ogni volta che un cristiano si avvicina ad una persona, facendosi portatore della speranza cristiana, condividendo le parole della fede, mostrando attraverso la carità, l'amore, la presenza di Cristo, compie questa promessa di Gesù: io sono con voi. Il Signore è al nostro fianco e attraverso noi è con tutti gli uomini e le donne del mondo. Questa è la grande missione della Chiesa. Per questo la Chiesa non può che essere missionaria, non può che essere una comunità di inviati che annunciano il Vangelo fino agli estremi confini della terra.